Allora, oggi, a parte il tempo meteorologico che c'è questa nebbia, è una bella giornata perché vediamo che comunque qui abbiamo Gianni Moretto, presidente di Gebis, ma qui c'è un ampio rappresentanza di Union Mare che appunto c'è il problema che è sempre sott'occhio, questo della battigia, del litorale, delle difese del mare, delle, insomma, mareggiate. Bene, sì, intanto voglio ringraziare la Regione Veneto che comunque è sempre attenta al nostro problema che abbiamo, annoso, soprattutto di Isola Verde sottomarina per quanto riguarda il dipascimento. Oggi un sopralluogo importante da parte dello studio olandese che sta valutando quelle che possono essere le soluzioni definitive per risolvere il problema dell'erosione sul nostro territorio. È presente la Protezione Civile, un ringraziamento anche a loro perché sono sempre attenti e pronti a intervenire nel momento in cui ci sono le risorse per poterlo fare. Union Mare su questo sta facendo ormai da diversi anni una battaglia perché la costa sia salvaguardata e non solo sotto l'aspetto della sicurezza, ma anche per quanto riguarda tutte quante le attività che insistono e contribuiscono al livello economico della nostra regione. Beh, ci fa piacere comunque vedere che appunto che malgrado il tempo c'è una grande attenzione, le cose vanno avanti. Mi sembra che non siamo all'anno zero qui perché comunque la regione ha fatto dei investimenti importanti e bene che si continua così, perché continuo a dirlo, non è solo un interesse degli operatori balneari ma un interesse comune, perché solo qui dietro abbiamo 2 metri di dislivello, se arriva il mare arriverà fino alla Romea come minimo. Esatto, sì, un problema è l'innalzamento del livello delle temperature, quindi il problema climatico lo stiamo subendo anche e lo stiamo vedendo attraverso l'erosione della nostra costa, ma comunque torno a dire c'è sempre grande attenzione e quindi tutti stiamo lavorando per trovare una soluzione definitiva per il nostro territorio e per i nostri operatori del settore. Grazie Gianni. Grazie a voi. Solo alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni potrai entrare in una speciale comfort zone, la cabina per la tua bellezza. Ti potrai rilassare e prenderti del tempo per te, accudita da Alessandra, che userà per te le creme più adatte per darti energia, vigore, relax. L'idea regalo di questo Natale, una seduta in cabina beauty, una coccola per la persona che ami e a cui tieni, solo alla farmacia San Giovanni, a Borgo San Giovanni, aperta tutte le domeniche mattina.